Benvenuti a Monitor Estate, un viaggio nel mondo della cultura, dello spettacolo e dell'arte. Interviste esclusive ai protagonisti della scena, ma anche nuovi artisti emergenti. Gli eventi da non perdere in giro per il mondo ed emozioni di gusto. Massimo Lopez, One Man Show in Sing and Swing. Sing e Swing con Massimo Lopez, uno spettacolo frizzante perché si alterna teatro, prosa, ma soprattutto della bella musica. Qual è la playlist? Beh, ormai è così, diciamo che questo è uno spettacolo, è un po' come in America, che gli spettacoli durano anni, anni, anni. Questo è uno spettacolo che sono ormai 10 anni, non è lo stesso spettacolo, sono 10 anni che giro con il maestro Gabriele Comeglio, con l'orchestra, con in questo caso con quattro musicisti sempre della Jazz Band Company di Gabriele Comeglio e con evoluzione continua, no? Perché c'è lo spettacolo si aggiorna, è uno show a tutti gli effetti, è un quello che si dice one man show, o come viene definito, non amo tanto le definizioni, è spettacolo, c'è tutto, sono sul palco, sono felice di essere sul palco, c'è gioia che io comunico e che gli altri mi comunicano, quindi mi diverto a fare quello che faccio. E amo molto questo genere musicale, ormai da anni, questo genere swing e jazz, sono ormai tanti tanti anni. E c'è un rapporto consolidato col maestro Comeglio e poi c'è tanto spazio all'improvvisazione. Qual è il segreto per creare un personaggio di successo? Ne abbiamo visti tanti, dici, però il personaggio che magari le è rimasto più nel cuore o l'interpretazione più nel cuore, qual è? Diciamo che sono un acuto osservatore, quindi seguo un po' tutto, guardo tutto, la televisione la adopero ancora per questo, per vederne il positivo e il negativo. E poi traggo le conseguenze, le considerazioni le faccio poi dopo. Non ho un modello preciso, sinceramente, non lo so. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter Mars. In other words, all kiss me, fill my heart with song and let me sing forevermore. Siamo curiosi di sapere qual è l'autore che tu preferisci e perché. Il mio preferito in assoluto è Walt Whitman. Ho letto, ho finito di leggere da poco Foglie d'erba, la sua unica raccolta, e ho notato che diciamo che mi rifaccio molto a lui. Quel giorno pioveva, ma ben nessuno era bagnato. Si sentiva un odore putrido di compagni, l'odore del ferro che bruciava. Da lunge si vedeva una luce. Era la vita. Avevano tutti sete. Sete di vendetta, sete di tornare a casa, sete di rivedere la luce. Eppure quel giorno pioveva. Qual è la pagina che ti ha colpito di più, per esempio? Vabbè, io Whitman l'ho conosciuto con Omeo Vita, l'Ode sulla vita. Infatti, uno dei miei desideri è quello di tatuarmelo, tatuarmi quella poesia. La prima parte della poesia c'è il dialogo tra il soggetto e la vita stessa. Il soggetto chiede alla vita il perché di tutta questa crudeltà. Infatti, una delle citazioni dice perché ci sono piazze colme di stolti. E la vita risponde:
perché tu sei qui, perché la vita esiste e l'identità, che il potente spettacolo continui e che tu puoi contribuire con un verso. Odora di asciutto la macchia indelebile del tuo disegno. Cercar sol posso di trovar per labbra o per sguardi qualcun tua similcopia. Ma alcun per penna, altre ancora per matita, nessuna potrà non essere cancellata. Voglio saziarmi del tuo corpo, voglio stancarmi di guardarti, di fissare quella tela così bella e indelebile. Che cosa ti senti di consigliare oggi ai giovani che vogliono intraprendere questa professione? Di sceglierla con passione e convinzione, perché a prescindere da qualsiasi riforma, insegnare equivale a impegnarsi in una relazione continua con gli altri, che porta via molte energie. Sarà un caso, ma insegnare fa rima con amare. Si va incontro a momenti anche difficili nel rapporto con i ragazzi, soprattutto quando si tratta di ragazzi disagiati, e nella maggior parte dei casi le istituzioni ti abbandonano. Occorre molta pazienza e molto lavoro per stimolarli e ottenere in risposta le giuste reazioni. Per un docente la massima gratificazione consiste nel ricevere dei messaggi positivi di crescita che i ragazzi inviano molto sottilmente. Bisogna avere una certa sensibilità per cogliere questi piccoli progressi che i ragazzi sviluppano e fanno durante il percorso scolastico. Grazie ad Angela Milella con Precarius. Se amate lo spettacolo, perché non approfittare dell'estate per assistere agli eventi programmati in tutto il mondo? Guardiamo cosa non perdere a Pechino. In giro per il mondo, ma per vedere degli spettacoli unici e irripetibili, e adesso viaggiamo addirittura a Pechino. Parliamo di Pechino. Parliamo innanzitutto di mete orientali, tra cui Pechino, dove sono 160 anni che vanta i numeri più importanti di artisti, repertori e compagnie d'opera. È un salto a Pechino anche per vedere la Beijing Opera, che è la quintessenza della Cina, una delle più grandi opere cinesi. È una performance molto complessa che integra spettacolo, aria, musica, letteratura, face painting, quindi anche corsi di pittura, e si basa anche su tecniche specializzate nel corso degli anni. Lo spettatore viene catturato soprattutto dai movimenti, dai combattimenti simbolici e suggestivi piuttosto che realistici. L'abilità degli esecutori viene fatta nella bellezza dei loro movimenti, è un appuntamento da non perdere. Uno spettacolo suggestivo e veramente coloratissimo. Abbiamo qui una giovane autrice che ha anche scritto un bellissimo pezzo, uno spettacolo su Frida Kahlo. Allora, siamo curiosissimi di sapere come hai lavorato per la costruzione di questo testo. Prima di tutto cercando di collegare tra loro il classico, perché io sono un amante del classico e penso che bisogna avvicinare i giovani al classico anche, e quindi questo rapporto tra il classico e la gioventù. Io ho scritto uno spettacolo che sarà l'ultimo che chiuderà la rassegna, che si chiama Hashtag Pensieri in Ozio, che è una frase di Shakespeare che io amo, e infatti ci sarà anche uno spettacolo su Shakespeare. Io invece mi sono soffermata su Frida Kahlo, che è una pittrice. Sono entrata molto in empatia con la sua storia, perché anch'io sono artista. Il giorno dello spettacolo, del mio spettacolo, qui nel foyer ci sarà anche una mostra di miei quadri. Per quanto riguarda lo spettacolo in sé per sé, io ovviamente ho fatto tante ricerche, parlerò anche dell'amore della sua vita, quindi Diego Rivera, parlerò anche della sua bisessualità, quindi tanti argomenti, perché lei è veramente è stata una pittrice, ma non solo, anche una persona fantastica, e secondo me prendere spunto da lei è essenziale. Emozioni di gusto, dove la cucina dà spettacoli. Sì, perché gustare un piatto prelibato è proprio come guardare un'opera teatrale. E siamo qui con Loredana Siciliani e Vito Paradiso. Loredana, che è un'esperta negli accoppiamenti culinari. Infatti, oggi di che cosa parleremo? Della fiamma dell'amora.
La fiamma dell'amore, che in effetti è una ricetta a base di... un filetto di maialino scottato in padella, laccato con del miele, delle pesche scottate in padella con un goccio di aceto e una salsa di aceto e ibisco. E adesso veniamo alle analogie e le motivazioni che ti hanno spinto ad accoppiare a questa ricetta questa opera teatrale. Ho associato Romeo e Giulietta. L'agrodolce abbinato a questi gusti intensi esprime la passione proibita. Associamo questa ricetta alla più travolgente storia d'amore del teatro, infatti Romeo e Giulietta. La fiamma dell'amore divampa e incendia i due protagonisti che si giurano amore eterno, nonostante l'odio tra i Capuleti e i Montecchi. Una passione proibita come il contrasto dei gusti di questo accoppiamento. E veniamo adesso invece al procedimento tecnico. È un filetto di maialino, viene scottato in padella, fatto riposare qualche minuto, poi laccato con del miele e finita la cottura in forno. E poi ci sono delle pesche che vengono scottate in padella, bagnate con un goccio di aceto, fatte caramellizzare leggermente e poi si procede all'impiattamento. Anche qui qual è la difficoltà tecnica? La difficoltà tecnica, come tutti i piatti di carne, è nella cottura, perché il filetto di maiale deve essere ben scottato in tutti i lati e una cottura abbastanza alta. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate, www.monitorteatro.it per le vostre segnalazioni, info@monitorteatro.it. Arrivederci alla prossima puntata.